the dirty. Come? Oh, di lì io con Osvaldo mi sono avuto modo, ma mi sa che si è chiarito, ma c'è andato la città adesso. Ciao! Oh, giusto, per fortuna che portava la macchinetta, il mio papà è qua, non si è fatto un problema. Gianni, io ho fatto un anno all'altro, ho messo il quarto del anno che sono qui. Siamo in più, io non vedo. Scusa, non giusto vedo. Giusto, Manuele, per carità. Osvaldo, sì. Dove sono io? Poi tieni, non ci sono. Tieni un attimo. Niente, ci ho messo allora. Mi sono scordato. Mamma mia, non ti hanno messo. Niente, ci ho messo allora. Va al posto di Luciano, dimmi. Senti. No, era sbagliato, questo qui. Ha detto moriremo, ma i tripi. E il tripi fa tanto, vero? Ma metti da sedere, guarda. No, no, metti da sedere. Sono stato fino adesso, c'ho il culo come una scimmia. Sicuro? No, anch'io non ci posso stare niente, credo. Ah, serietà. Signora Tiziana. Dica. Vedo che c'è suo marito Giorgio, purtroppo. Sempre in forma, sempre sì, in forma. Sì, in forma. Gianetti, come lo vede? E non lo vedo troppo bene, sinceramente. E lei? Spero in un netto miglioramento. Rispetto all'anno scorso. Sergio, lei che l'ha conosciuto da giovane, era un buon giocatore Gianetti, Bruno? Era fenomenale, solo era un po' stronzetto. Marcello Pesetta. Gianetti? Molto più forte di Houston, sicuramente. Lei pensa... Anche se il ruolo era diverso. Lei pensa che Gianetti e Bonetta riescono a vincere quest'anno dopo che lei si è giudicato due anni fa? Secondo me vince Rossi. Rossi? Io sì. No. Dubito. Ma! Vabbè. Dai che ricomincia mercoledì. Giorgio, come vede Gianetti e Bonetta? Lo vedevo, adesso non lo vedo più. Una volta era forte come portiere. Ma per era un gran difensore abbastanza roccioso, ma ormai non c'è più niente da fare. Lo vedo. Gianetti non lo vedo. Gianetti, ah eccolo, Gianetti lo vedo un po' rampante. 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 Gianetti. Gianetti. Io più l'angoletto, va bene, così manco dividemo. Ma scusa, secondo te Gianetti reggerà 10 minuti? 10 minuti. 12, via, al massimo. 12 minuti al massimo. Secondo noi non tanto di più, No, no. Potrebbe arrivare a 15. Secondo te Gianetti uscirà per primo? Io secondo me era meglio che non cominciava. Rossi, secondo me conveniva lasciare le righe e giocare su un campo più ristretto. Se no chi sta a mezzo come fa a giocare, dai? Gianetti come vede? Ma non male oggi, Non male. Non male. È uno con la macchina, l'ho visto. Claudio, Gianetti come vede? Non ho capito. Gianetti come vede? Gianetti, dove sta? E chi vede? No, è cotto, dai, su, si sembra la frutta. Francesco, Gianetti come vede? Gianetti? Non lo vedo io. E Gianetti Bolletta, Gianetti Bolletta! E dov'è il rialto? Si vede solo il naso. Non lo so, io non lo so. Non lo so. Luigi, scusa se ti dico, Gianetti come vede? Gianetti. Non capisco. Gianetti come vede? Ma giù le forme. Sì, non lo vedo. Sì, alto però! È un pioppo, un pioppo! Guarda che buono! Dammi! Muoviti! Che ti sembra no. Gianetti la farà? No, Gianetti è il numero uno. Ma io sto cercando i spogliatoi, non sto spogliatoi. Io che devo dire? Che ne pensi di Gianetti Bolletta? Bolletta e Gianetti, portiere. Ma,
per lui no. Tu, è troppo forte. Si è perso un po' di Daniel, io l'ho visto a giocare. Bravo. Chi vuole vuole, bravo. Porca miseria. Ciaretti. Ascolta, io la posso piangere con le mani. Hai un altro punto per Sandro. No, dai, vai, vai. Sei pazzo. Cancella, non sai a che ora mi ha fatto venire Pier Maria. Cominciamo a farmi casino. Sei guardice perché dopo Pier Maria gli ha per ritardo. Sempre, però mi stampano sempre un po' per via. Per piacere te. Come va? Qualcuno non approva. Giulia, l'hai messa giù la pasta? Anche il semolino? Allora faccio presente che il signor Cianetti e Bolletta. Grazie mille. No, il signor Cianetti e Bolletta? Sì! No, avevano rinchiato. Guarda, ecco, no, Cianetti e Bolletta, tu stasera stavi a dormire. Perché siamo stati io e lui che abbiamo preso l'insieme. Chi c'è danno a Donalino a dirgli che doveva levare le macchine? Bravo. Ci sentiamo te? Bravo. Ah, bravo Francesco. Grazie al padrone di Porta di Cento. Allora, ma è vero o non è vero? È vero o non è vero che tu mi hai insultato le bollette perché ho ordinato le monnette alla vodka? Certo. Io voglio la carbonara, non le penne alla vodka, io le mangio. È vero? Io testimonio, lui ha detto. Io non le voglio le penne alla vodka, non mi piacciono. Ma di Luca? Ma di Luca? No. Ma hai ordinato le pennette alla vodka senza consultarmi? Non mi hai consultato? Non mi hai consultato? Lui sta a casa sua. Allora ascolta, vai di sotto e portami sulla pizza. Quando è arrivato? Grazie mille, quando è arrivato? Può parlarlo? Accanto aiuti! Via via, fuori di qui! Io la mia è stata! Senti, ma ho visto il parroco che mi ha dato la benedizione. Vabbè. La benedizione. Il parroco ha fatto una cavolata toccandoti dalla cena. Ah, e chi pagava dopo? Pagavi te? Ah, me, grosso com'è? Hai visto un parroco? Che cazzo te l'ho raccontato la cena? Vabbè, dormettevamo. Dormettevamo. Toccava di 10 metri. Hai visto mai? Allora, quando organizziamo... No, no, adesso vero. Daniele, sei soddisfatto. Organizziamo la storia. Niente, la intervista la signora, si è contenta. Non mi ricordo come si chiama. Signora Simona è contenta che ha vinto, io no, io meno perché sarei arrivata secondo. Io volevo arrivare secondo io. Primo. Con Bolletta pretendevi di arrivare primo? Truccati. Perché per Biantoni. Ah, che per Peppe Simone. E beh, dopo va a tornare lì. Nell'etere. Hanno controllato. E beh, Gianni e mi arrivi anch'io. Porca miseria.
Sambriaco, Prima ha detto che gliel'ha detto.